Allora, io so già che sarà durissima, anche perché abbiamo un presidente delle compagnie del Carnevale de Muia che ormai ha dei problemi esistenziali e penso di essere tornato a 10 anni. Abbiamo l'amministratore, non potevi portarci una bella ragazza, no, proprio quel che passa, insomma. Allora, senti, vabbè, io non lo sapevo, a Montedoro avete fatto sto mega palco che presto vorremmo anche vedere, però, insomma, ci avete portato, io mi ricordo tanto Denver, questo il cartone animato, insomma avete deciso, insomma ci avete portato Muggia alle proprie mascotte, sarà depresso mascotte che non lo è più, però insomma come è venuta questa idea di portare delle mascotte che insomma sono veramente particolari? Ma è nato per caso, perché una volta allestito il parco a Montedoro i bambini hanno cominciato a essere presi, ecco. Meno male che non funzionava, meno male che non c'era batteria. No, vabbè, scusate, è anziano, mascotto è anziano, a volte ha difficoltà, insomma, mascotto. Come sai? Vintage o diversamente giovane, anziano sarai tu. Ecco, no, ma è vero. Guardate, là, non vuole mai andare in pensione, mascotto. Senti, dove siamo? Quanto sta? Che i bambini hanno cominciato a innamorarsi di questo dinosauro, che è uno shunosauro, e hanno cominciato a chiamarlo Shunny, anche perché shunosauro era un po' difficile, per cui Shunny con i bambini, tutti i bambini vogliono fare il giro su Shunny, e così, parlando per il carnevale di Muggia, è venuta l'idea di abbinare questo dinosauro tanto amato dai bambini come mascotte del carnevale stesso. Senti bambino, tu quanti anni hai? Io ho 2 anni. Come mai ti piace stare sopra? Non hai paura? No, veramente, è una cosa meravigliosa. Siccome quest'anno il nostro carnevale è un carnevale entusiasmante, abbiamo pensato agli amici di Montedoro che hanno questo meraviglioso parco che vi invito a visitare perché avete il 15% di sconto e sarà la mascotte. Lui ovviamente sta facendo pubblicità occulta perché così entra gratis, no? Perché si diverte come al solito. Scusa, sono amici nostri, portano questa meravigliosa cosa da noi, i bambini saranno contenti, questo aprirà la sfilata. Non a piedi perché lo metteremo su una macchina perché sennò finiamo verso mezzanotte più o meno. Senti, allora andiamo avanti. Anche lui vuole dire la sua. Senti, come vi è venuta in mente l'idea di aprire questo parco che comunque insomma è la prima, mi pare, no, in Italia? È la prima come l'abbiamo strutturato noi, così al coperto, in un centro commerciale in cui è stata ricreata tutto l'ambiente preistorico con vegetazione. Dopo la città allora Trieste, la città di Vasaglia, Muggia e la città dei dinosauri? La città dei dinosauri, beh, comunque col dinosauro Antonio ha dato il via al Trieste come città dei dinosauri. Noi avevamo questa passione, siamo riusciti a realizzare il progetto anche grazie a Montedoro che ci ha creduto e ci ha aiutato. E da là abbiamo allestito tutto il parco. È enorme il parco. Il parco è molto grande, i dinosauri sono a grandezza naturale. Conta che il più grande arriva a 7 metri di altezza. Tutti quanti robotizzati con tecnologia animatronica, per cui si muovono tutti. Senti, io vado sempre dal bambino, da mascotto junior, perché sai... Senti, Continua a premere il bottone. È bello che anche cammina poi. Cioè, sta attento che... Oh, che bello, è bello, mi diverto moltissimo. Insomma, io non sono così pienamente sicuro che lui verrà portato su, ma secondo me, conoscendo mascotto... Lo dico alla mia mamma! Guardate, io non so come fa, sei ancora sposato, tua moglie ha già chiesto divorzio. No, mia moglie è una donna fantastica, difatti non ne cerco altre, per cui non fatevi avanti, non spingete, perché io sono già occupato. Allora, ringraziamo anche la moglie di Ascolto che ha sempre una pazienza enorme. Santa donna. Sei santa? So già che tu sarai sul dinosauro all'apertura. No, quest'anno sarò come ogni anno con la mia compagnia, che non vi dico qual è. Sempre vestita in mignotton? No, quest'anno è un'altra trans performance. Comunque potete vedermi il mercoledì dentro la bara perché fanno il funerale del che... Ma quante volte te mori? Ogni anno moro, così almeno con tutti gli amici vedo chi che mi viene al funerale, no?
Vi aspettiamo a Muggia per la sfilata domenica. Guardando il tempo sarà bello. Venite numerosi, perché quest'anno ne vedrete delle belle. Grazie. A tutti.